a voi, ragazzi. L'altra volta eravamo rimasti che stavamo per esplorare quest'ultimo livello del tempio. E decisamente la cosa è stata molto interessante. Fino a mo' questo tempio ci ha regalato molte sorprese. Alcune che sinceramente avremmo preferito non avere. Comunque, visto che stiamo, penso ormai quasi alla fine di questa esplorazione, almeno me ne auguro. Sì, infatti. Ogni volta la stessa storia, eh? Secondo te, queste costruzioni a forma di prigione, che cosa sono? Sono delle prigioni, per cui il pulsante dentro non credo che ci sta. Giusto? Stiamo dicendo, siamo quasi per completare questa esplorazione. E mi auguro che sia veramente l'ultima zona da esplorare. Perché sinceramente questo tempio mi ha frantumato enormemente i coglioni. E non vedo l'ora che ce ne andiamo. Probabilmente a tutti quelli che stimano questo gioco, questa esplorazione sta piacendo tanto da avere un orgasmo. Ma a chi, diciamo, questo gioco lo prende per quello che è un gioco? Dopo un po' è una rottura di coglioni. Io penso che sarebbe una buona idea mettere altri cartelli, perché mi sembra che stiamo girando intorno. Sì, è carbone. Te lo vuoi prendere? Beh, a me mi sembra che ci abbiamo già abbastanza materiale. Oh, guarda, dietro al carbone ci sta una porta. E c'è anche sangue della redstone. Io sento ribollire. Non vorrei che ci fosse della lava a questo livello, perché sinceramente farci adesso un bagno caldo non credo sarebbe una buona idea. Guarda, dopo che sbatti tante volte la faccia vicino a queste porte, può sembrare divertente, ma dopo un po' diventa ridicolo. Mi sbagliavo, non era l'ultimo livello, ci sta un altro livello ancora. Chiuso. Sia ringrazio del cielo. Guarda che non credo che ogni buco che troviamo sia il continuo di qualcosa. Mi sembra evidente che è tutta roccia. Non ci sono altri passaggi. Per cui la finisci di rompere e ce ne andiamo. Ci sta un po' di ferro lassù, perché lui lo prende. Forse è meglio di no. Ok, che vuoi fare adesso? Ci vogliamo fare un altro giro? Ci vogliamo fare un'altra passeggiata? Ce ne vogliamo andare da questo cazzo posto? Che hai deciso? Ce ne andiamo? Meno male, da lì siamo venuti. Qui ci siamo già stati. Anche qua ci siamo già stati. Ah, finalmente.
vuoi decidere dove cazzo vuoi andare? Mi stai abbuffando i coglioni. Vogliamo andarcene da questo qua? Stiamo girando da 3 ore nello stesso punto. Ah, sia lodato il cielo, finalmente si è deciso. Maledizione, no. Non c'è nessuno. Siamo solo io e te. Vuoi scendere in questo cazzo di buco? Mi sa che sto gioco ti sta facendo diventare paranoico, eh? Che ti sei perso? Le palle? Non ti preoccupare. È da circa 3-4 puntate che le mie si sono rotte. Figurati un po' cosa tu le perdi, non ti perdi le tue. Ok. Vicolo cieco. Cazzo. Perché quella lama non cade? Bug? Siamo di fronte a un bug, il primo bug che trovo in Minecraft, incredibile. La lava non cade, come se venisse bloccata da un blocco invisibile. Che divertimento. Siamo riusciti a trovare un bug in Minecraft. Vabbè, vediamo se ci sta qualcosa, un continuo. Qua mi sa che non ci sono continui. È tutta roccia. Se ti sta bilanciando il ribollire, la lava che abbiamo di là. Qua ci ricolleghiamo là, al condotto laterale di prima. Esatto. Quindi hai rotto il muro inutilmente. Sono sicuro che quel muro si collega qua. Andare oltre. Ah, qua ci ricolleghiamo con la galleria di prima, quella dove c'era la strega che ti ha quasi fatto il colletto. Sì. Ci ricolleghiamo, vedi? Il blocco di lava sospeso nel nulla. Praticamente siamo una sorta di controsoffittatura del tempio. Qua entriamo nella caverna. Ti ricordi, no? Mi sa che sto posto è tutto collegato.
Ci siamo chiusi dentro, contento? Ma che fai? Ti prende questi pezzi? Ok, si torna a minare. Sinceramente io penso che sia un po' palloso vederti tagliare, scassare, eccetera. Sinceramente adesso sarebbe bello che comparisse qualche bel mostriciattolo, così si scatenerebbe un poco di autoconservazione e magari ci divertiamo. Mi sa che se rompi quel blocco di redstone, questa lava ci viene addosso. Quindi ci conviene salire per sopra, ecco bravo, e spacchiamo dal confronto frittatura. E prendiamo tutto, dai. Attenzione dove ti piedi, che quasi cade facilmente. Non vorrei che come colpa di un po' di lag ci ritroviamo a fare il bagno nella lava. Chiudi quella lava. Facciamo in fretta, che mi sembra chiaro che ormai il tempio l'abbiamo esplorato tutto. Non credo che ci sia più niente da fare. Mi sa che ce ne possiamo tranquillamente andare a casa. Non c'è altro da vedere qua giù. Parte i miei coglioni che si stanno incominciando a staccare e scivolare dentro la ventola del computer. Sì, però la cosa bisogna ammettere che ci sta un sacco di materiale qua dentro, una roba parecchia. Secondo me qua ci dovevamo venire con un furgone. L'inventario che abbiamo è troppo poco. Se vogliamo prendere tutto, mi sa che qualcosa dobbiamo buttare. Prima di rompere, direi di vedere se ci sta la lava lì. Altro ferro? Questa zona è proprio pregna, ma pregna di roba. Mi sa che ci facciamo tanti di quei lingotti di ferro che siamo a posto per un bel pezzo. Diciamo che questa zona ha avuto molta fortuna a crearla. Si vede che il seme del mondo che ha usato è davvero molto molto utile. Vabbè, qua siamo stati già. Che facciamo? Ci andiamo finalmente? Non c'è niente qua, torniamo indietro. Allora, aspetta, vediamo qua giù che ci sta. Può essere che ci sta qualche collegamento a qualcosa. Poi ho visto della redstone, non sarebbe una cattiva idea prendercela. Qua è chiuso. Metti una torcia. Bravo. Mo' andiamo di qua. Vediamo un po' che ci sta. Che ci sta? Un cazzo. Vabbè, apriamoci sta redstone. Ci tornerà molto utile fra poco. Già, perché se voi non lo sapete, sempre qua nel tempio, per quelli che non hanno visto la puntata precedente a questa, abbiamo trovato una bella verga, quella del vampo, e abbiamo trovato una verruca del rene, una verruca del nether. Scusate, mi sono sbagliato. Beh,
Con la verga del vampo si fa l'alambicco. E uno degli ingredienti per fare delle pozioni potenti con l'alambicco è per l'appunto la redstone. Sì, la maggior parte di voi lo useranno per fare i circuiti di redstone, ma sinceramente noi, visto che non ne siamo capaci di fare circuiti di redstone, utilizziamo la pietra rossa per fare le pozioni, che a mio avviso sono molto più interessanti dei circuiti. Che ci volete fare? Noi non siamo dei tecnici, siamo degli alchimisti. Questa è la biblioteca che abbiamo visitato prima. Sì. Meglio così, così mi hanno evitato di fare tutto il giro. No? Altri libri? No, ne abbiamo a strafottere. Questi almeno conservateli quando li finiamo. In casa, torni qua e te li vieni a prendere. E siamo tornati al nostro secondo avamposto. Per cui questo rumore mi fa capire che è meglio che continuiamo la prossima volta. Thank you.